se noi non accettiamo di giocare con gli sportivi russi, non dobbiamo neanche accettare di giocare con gli sportivi israeliani. Perché la Russia è stata esclusa dalle manifestazioni sportive e Israele no? È la domanda ricorrente formulata dai manifestanti per la Palestina che hanno marciato a Udine qualche ora prima della partita di calcio tra Italia e Israele. Sono migliaia le persone in marcia qui ad Udine a sostegno del popolo palestinese e per chiedere lo stop al massacro di civili e soprattutto bambini. La città blindata dalle forze dell'ordine con oltre 1000 agenti a presidiare le vie del centro e lo stadio. Ma la manifestazione si è svolta senza tensioni. Circa 2000 le persone che hanno sfilato lungo le vie del centro, tra canti e interventi al megafono contro il governo israeliano e i suoi sostenitori. Siamo qua in tanti per dire che vogliamo la pace, che è l'unica condizione per la sopravvivenza di questo pianeta. Sono di origine marocchina e sudanese, siamo qui per parlare della Palestina, non solo della Palestina, di tutti i paesi in cui c'è la guerra, tra cui il Libano, il Sudan, che sono dei paesi di cui adesso non, nessuno sta parlando, e quindi siamo qui per portare le nostre voci, per cambiare qualcosa nel mondo.